Ormai il Natale è arrivato, un po' strano, con limitazioni agli spostamenti, con timori per la salute, con paure per possibili contagi, con distanziamenti, ma va vissuto da cristiani. Noi non possiamo permettere che qualcuno, neppure il Covid, ci rubi il Natale. Ricordiamoci che è la festa di tutti, è una festa che noi amiamo. E in questi giorni fervono i vari preparativi, le strade, le città, le nostre case cominciano ad animarsi di colori, di luci, di addobbi. Ma guai se tutto si ferma lì. Noi celebriamo la venuta del Signore nella storia. È lui che ha preso l'iniziativa, che ha voluto farsi dono, ha voluto così essere uno di noi per parlare al nostro cuore. Mi piace molto una frase che ha usato Papa Francesco l'anno scorso proprio nell'omelia di Natale, che diceva: ecco il dono che troviamo a Natale. Scopriamo con stupore che il Signore è tutta la gratuità possibile, tutta la tenerezza possibile. La sua gioia non ci abbaglia, la sua presenza non ci spaventa. Nasce povero di tutto per conquistarci con la ricchezza del suo amore. Ebbene, non importa se sarà un Natale un po' più sobrio, non importa se non saremo in località di montagna, non importa se la messa di Natale non sarà a mezzanotte, è la messa della notte, quindi va bene dalle 18 in poi, tranquillamente. Sono convinto che tutto questo ci aiuta a cogliere l'opportunità di essere maggiormente in famiglia. Ma credo che in coloro che incontreremo in questi giorni, noi non riusciremo a vedere il loro volto, se non i loro occhi. Ebbene, qualcuno diceva che gli occhi sono lo specchio dell'anima. Mi piace questa espressione, perché ci ricorda proprio come noi siamo chiamati a vedere per incontrare, vogliamo vedere per ascoltare, vogliamo vedere per accorgerci degli altri, vogliamo vedere per amare. La luce che emana dai nostri occhi è il dono che possiamo scambiarci con tenerezza e con tanta semplicità. I nostri occhi devono essere lo strumento per cogliere le sofferenze, le solitudini, le povertà, le ansie di coloro che spesso incrociamo. Nella vera carità, sul modello del Natale, possiamo noi essere luce per chi ci è accanto. Per esempio, anche soltanto una telefonata ad una persona che da tanto tempo non incontriamo può essere un segno di luce, un dono. Proviamo a far sì che il Natale sia il momento che facciamo spazio al Signore che viene e che vuole guardare e incontrare proprio noi. Se c'è qualcosa da rimuovere, facciamolo con coraggio. Proviamo a pregare un po' di più, a stare col Signore senza guardare troppo l'orologio. Proviamo a chiedere scusa per primi se sappiamo che qualcuno è teso nei nostri confronti. Proviamo a smettere di lamentarci per cose che non vanno ed elevare il nostro sguardo verso la riconoscenza per gli immensi doni ricevuti. Sono convinto che così il Natale 2020 non sarà in tono minore. Ma in questo modo i nostri occhi riprenderanno la luce, risplenderanno di luce riflessa. Le nostre mani saranno aperte e pronte al dono. Il nostro cuore sarà arricchito dalla partecipazione e dalla condivisione.
Buon Natale a tutti.